Non importa che tu abbia una famiglia numerosa o preferisca guidare da solo, se quella che ti porta in giro è una Golf R, avrai comunque voglia di correre. Nei giorni scorsi abbiamo pizzicato sulle strade tedesche la versione station wagon di Golf R 8ª generazione e per quanto si siano sforzati, gli ingegneri tedeschi non sono riusciti a nascondere la sua anima sportiva. Le protezioni sotto la carrozzeria e sui parafanghi e gli adesivi neri sopra i gruppi ottici anteriori sono gli stessi utilizzati per il muletto della versione all-track. Il paraurti anteriore invece è quello con le prese d'aria maggiorate che richiamano la bandiera a scacchi e che avevamo già visto sulle versioni berlina di Golf GTI, GTE e GTD. Non fatevi ingannare però, dietro questi travestimenti si nasconde la versione più pepata e cattiva della station wagon tedesca. Lo si capisce dall'assetto ribassato, dagli pneumatici con la spalla stretta, dalle pinze blu sui grandi freni a disco che all'anteriore sono autoventilanti. Più di tutto però ci sono gli inconfondibili quattro scariche al posteriore che tolgono ogni dubbio. Non abbiamo la vista raggi X per vedere attraverso le lamiere del muletto, ma possiamo immaginare che sotto il cofano della Golf R Variant batta lo stesso motore del modello precedente. Parliamo in questo caso di un 2 litri TSI Blue Motion da 300 cavalli con una coppia massima da 400 Nm abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG e al sistema di trazione integrale 4Motion. La precedente Golf R in versione berlina era capace di uno scatto da 0 a 100 in 4 secondi e 6 decimi e di una velocità massima di 270 km/h, valore davvero sportiva e che con ogni probabilità ritroveremo anche qui. Prezzo? Ancora presto per dirlo. Per il momento vale la pena ricordare che la vecchia Golf R attaccava il listino da 48.300 euro. E voi, quanto vi stuzzica l'idea di una versione station wagon della nuova Golf R? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi aggiornamenti e non dimenticate di seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video!